Grazie Presidente. Prima di tutto do un'informazione. È un po' di tempo che non compaio più sui social network, in realtà non perché sia andato in vacanza, ma perché nel periodo estivo avevamo la fortuna di non avere positivi a Portacomaro. Invece da questa settimana a Portacomaro sono di nuovo presenti due persone positive. Non glielo avevo neanche ancora accennato al comandante di stazione, l'ho saputo oggi della seconda persona. Pertanto non voglio iniziare il concerto con la tristezza, questo no. Però il motivo di così tanta attenzione che abbiamo avuto anche all'ingresso, e ringrazio davvero Andrea e tutti i componenti della banda che si sono adeguati a quelle che sono le normative cogenti oggi, pertanto o il Green Pass o il tampone non più vecchio di 48 ore. È stato veramente un lavoro mastodontico, sembra una sciocchezza chiedere un bigliettino, qualcuno ci scherzava anche su, in realtà è fatto per tutti voi, non è certamente fatto per rompervi le scatole. Vi do due o tre informazioni, dovreste tenere tutti la mascherina sul volto, capisco che fa caldo, però è un obbligo perché siamo all'interno di una manifestazione. Nel caso in cui capitasse qualcosa, speriamo non capiti nulla, un'uscita di sicurezza è qua alla mia sinistra, un'altra uscita di sicurezza è là in fondo sulla destra, stando a destra del passaggio, quindi non infilatevi nel percorso ma sulla destra, così anche quando dovrete defluire alla fine. Se ci fosse qualcuno che non sta bene, c'è gli amici di Montemagno del 118 a disposizione. Queste sono le premesse che riguardano qualunque manifestazione che viene svolta in paese. Adesso parliamo, prima di tutto, di questa fantastica, non dico coreografia, ma dico serie di professionisti, perché oltre al fatto che c'è il primo clarinetto del Regio, che è un vanto avere una persona così, che da una settimana che soggiorna a Portacomaro e ha deciso di rimanere ancora per suonare con gli altri amici qua all'interno di questo spettacolo questa sera. Ma ci sono tanti ragazzi che stanno diventando dei veri professionisti. Portacomaro l'abbiamo fatto diventare paese della musica, lo si legge all'ingresso, ma in realtà è perché l'amministrazione comunale, con parte di contributi arrivati da enti e, come diceva anche prima Andrea, da dei benefattori, il comune ha integrato questa cifra in modo importante e ha riammodernato completamente Casa Pozzi. Quindi quello che vi ricordate un po' di anni fa di quello che era Casa Pozzi, martedì 24, dopo la cerimonia della messa per il Santo Patrono, verrà inaugurata la nuova sede che è adibita in parte a banda e in parte anche a locali per la Proloco. Sono dei locali dove verranno svolte delle lezioni, è un'esigenza che avevano già da tempo per poter permettere meglio ai ragazzi di seguire le lezioni. L'avvento del Covid ha fatto sì che questa cosa fosse ancora più urgente e indispensabile per poter tenere i distanziamenti e quant'altro. Non voglio tediarvi oltre, gli ho detto ad Andrea 3-4 minuti, forse sono arrivata a 5, perché siamo qua per ascoltare loro. Io li ringrazio davvero, vi chiedo un fortissimo applauso per loro, perché nonostante tutte queste difficoltà si sono impegnati le sere, sono venuti qua facendo attenzione e anche nelle sere in cui venivano a provare rispettavano comunque le normative. Quindi non è che perché non c'è il pubblico facciamo quello che si vuole. No, è stato veramente un impegno incredibile da parte di tutti e non posso che dire grazie a loro. Fatemi sentire!